sindacale con l'incontro che si è svolto questa mattina in Confindustria, in cui la Riello ha confermato purtroppo la chiusura dello stabilimento di Villanova di Cepagatti. Ma per seguire quanto è accaduto e quanto soprattutto si profila nei prossimi giorni sul fronte della battaglia sindacale la nostra Anna Di Giorgio, che si trova proprio davanti ai cancelli della Riello. A te, Anna. Sì Carmine, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Prendiamo proprio la linea, come dicevi bene, da Villanova di Cepagatti, dove alle nostre spalle con la telecamera di Andrea Berardinelli si può vedere proprio lo stabilimento della Riello, l'azienda del gruppo Riello di proprietà Carriere, che è recentemente entrata di prepotenza come protagonista, diciamo, di una nuova vertenza, una nuova ferita lavorativa che riguarda il territorio abruzzese e in questo caso nello specifico la provincia di Pescara. In sostanza, riassumendo il tutto, è prevista la chiusura di questo stabilimento, che comporterebbe di fatto, secondo la riorganizzazione aziendale dell'azienda, il licenziamento di 71 lavoratori e il trasferimento invece di altri 19 dipendenti tra gli stabilimenti veneti di Legnago e Volpago e quello invece lombardo che si trova a Lecco. Tra varie vicende, oggi c'è stato anche un incontro in Confindustria tra azienda e sindacati. I sindacati hanno detto ormai basta con le promesse, abbiamo bisogno di fatti concreti, e all'uscita proprio da questo incontro noi abbiamo ascoltato Alessandra Tersigni, che è la segretaria della FIOM CGL per Pescara, e Riccardo Nunziato della WILM di Chieti Pescara, che possiamo ascoltare chiedendo alla regia proprio di mandare in onda le interviste che abbiamo realizzato questa mattina. Non ci sono novità, abbiamo un po' replicato il tavolo regionale, l'azienda ha ribadito la sua posizione e noi abbiamo riconfermato la nostra ferma contrarietà a quello che l'azienda sta facendo e abbiamo chiesto ripetutamente il ritiro della procedura. Diciamo che ancora oggi c'è stato un muro contro muro come quello del tavolo regionale, in più l'azienda ci ha invitato a valutare altre strade, ma noi non vediamo altre strade, perché se c'è una procedura che ormai è quasi arrivata a metà e conosciamo benissimo quali sono le norme e quindi le possibilità che abbiamo, che non ci sono altre possibilità se non rifiutare i licenziamenti sul tavolo, chiedere il ritiro della procedura e nessuna trattativa, perché noi non firmiamo licenziamenti, non chiudiamo aziende, le aziende devono restare in vita in questo territorio e quindi andiamo avanti per la nostra strada aspettando il MISE. Ormai ci hanno promesso tutti quanti questo tavolo e ancora non ci arriva nessun tipo di segnale dalle nostri indirizzi PEC, e siamo in attesa tutti i giorni di ricevere, e mi sembra un tempo insopportabile questo, perché oramai veramente siamo a metà procedura quasi. Le cose andavano benissimo in azienda, la produzione andava a gonfie vele, l'80% in più rispetto all'80% già fatto del 2020, quindi non c'erano i preavvisi per poter mettersi sul chi va là. È stato un fulmine a ciel sereno che l'azienda il 1° settembre ci ha detto e ci ha ribadito praticamente che avrebbe chiuso il sito di Pescara, ripeto, sempre e solo ed esclusivamente per una questione di costo del lavoro. Queste le dichiarazioni, Anna, che hai raccolto con i rappresentanti dei sindacati. Qual è lo stato d'animo dei lavoratori e soprattutto quali sono le prossime mosse in questa vertenza? Sì Carmine, le prossime mosse sono suddivise su varie date, diciamo così. Intanto domani pomeriggio a Pescara in Piazza Salotto a partire dalle 17 è stato organizzato un presidio con i lavoratori proprio per cercare di coinvolgere la cittadinanza su questa vicenda che riguarda proprio il territorio, e si parla proprio di un depauperamento a livello lavorativo, economico, sociale di tutto il territorio. Poi per lunedì 27 settembre a Lanciano invece è previsto che una delegazione della Riello, ma anche della Brioni, altra vertenza aperta in questo momento, incontrino il ministro Orlando, che farà tappa appunto proprio a Lanciano. E poi martedì 12 ottobre, sempre in mattinata, è previsto un nuovo incontro in Confindustria. Ma in tutto questo ovviamente la cosa più importante è questo tavolo del MISE, per il quale si attende appunto questa convocazione.
e dal quale si spera che arriveranno, insomma, notizie positive per l'azienda. I lavoratori ovviamente sono preoccupati, sia quelli che rischiano di rimanere senza lavoro, ma anche quelli che, radicati sul territorio con famiglia, mutui da pagare, eccetera, eccetera, dovranno essere chiamati eventualmente a trasferirsi altrove e non proprio vicino, abbiamo detto. Quindi, se sei d'accordo, Carmine, io ti restituirei la linea, ascoltando però le dichiarazioni che abbiamo preso da alcuni lavoratori. Ennio La Torre, che rientra fra i 19 che dovrebbero essere trasferiti, e Andrea Taranto, che invece tra i 71 per i quali è previsto il licenziamento. Sentiamo le interviste e con questo ti lascio, la linea può poi tornare allo studio. Grazie Anna. Ho radici su questo territorio, trasferirsi all'Ecco è un onere notevole e quindi poi non so fino a che punto potrei sostenere completamente la mia famiglia, come ho fatto per 30 anni di lavoro, da 10 con Riello e prima con altre aziende. Non vedo quali potrebbero essere poi i miei ricollocamenti nel mondo lavorativo al di fuori, con le nostre idee, con i nostri sforzi, con la forza dei lavoratori di produzione. Abbiamo creato questo prodotto che sta avendo successo nel Nord America e che appunto l'azienda definisce come il prodotto di punta. E lo perdiamo a vantaggio di altri siti e soprattutto di delocalizzazione vera e propria, e questo è il rammarico più grande. Da quanti anni lavora per l'Ariello? 25, è chiaro che mi sento parte dell'azienda, sono stato uno di quelli, oltre ad altri ragazzi che stanno oggi qui con me, insomma, che hanno lavorato per tantissimi anni. Ho una famiglia, quindi tutti i problemi che ne derivano adesso da questa situazione. È chiaro che un po' di preoccupazione ce l'hai, perché il territorio è quello che è, non è che c'è un tessuto industriale che ti offre possibilità.